Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. E presolo, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Udite queste parabole. I sommi sacerdoti e farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla, che lo considerava un profeta. Sintesi delle letture che ci propone la liturgia di oggi, potremo prendere un'espressione del Salmo responsoriale, il Salmo 104, nel quale si afferma: davanti a loro mandò un uomo. Si tratta di un salmo storico che ripercorre l'intera storia del popolo di Israele, mettendo in evidenza la bontà di Dio nel suo agire e l'esigenza di essere fedeli alla sua alleanza. In quest'uomo mandato avanti da Dio, di cui ci parla il Salmo, possiamo vedere, certo, Giuseppe, a lui precisamente si riferisce il Salmo, ma anche il figlio del brano evangelico, inviato dal padrone ai vignaioli, ai quali egli aveva affidato la sua vigna, e anche tutti gli altri servi, ripetutamente e incessantemente mandati prima del figlio. Giuseppe, il sognatore, un ragazzo che certo non faceva molto per farsi benvolere, diviene precursore dei suoi fratelli in Egitto. Un episodio della vita, anzi una circostanza molto negativa, nella quale dei fratelli tramano contro la vita di un loro fratello, diviene occasione per la salvezza della vita di tutti. Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Così Genesi capitolo 45 versetto 5. Così i servi e il figlio inviati sono i precursori del padrone, amante della vigna che attende frutti nel tempo opportuno, persone mandate avanti per richiamare alla fedeltà nei confronti di colui che ha piantato la vigna, l'ha circondata con una siepe, vi ha scavato un frantoio, vi ha costruito una torre e l'ha affidata a noi, perché la curiamo e la facciamo fruttificare. In entrambi i testi qualcuno è inviato avanti con intenti di bene, ma egli viene accolto con violenza e rifiuto. Giuseppe va in cerca di fratelli, ma trova dei nemici. Quando egli arriva dai suoi fratelli e sembra essere giunto al termine del suo cammino, essi invece sono ancora lontani da lui nel loro cuore e attentano alla sua vita. Così anche i servi e il figlio unico
inviati, vanno per trovare il frutto da coloro a cui era stata affidata la vigna, che non era di loro proprietà, ma del padrone. Tuttavia, essi trovano non dei servi, custodi di un bene, non loro, ma dei padroni che si sono impossessati di ciò che era stato loro affidato. Queste due pagine bibliche nel nostro cammino quaresimale possono essere invito a saper riconoscere e accogliere coloro o colui che Dio manda avanti a noi per custodire la nostra vita. La sua parola ci attesta una visita premurosa e costante per richiamarci alla fedeltà e per mantenerci in vita. I sogni di Giuseppe, il Signore dei sogni, viene chiamato nel testo, sono ciò che lo separano dai suoi fratelli. I sogni del padrone della vigna sono ciò che separano il figlio unico dai vignaioli, omicidi. L'ascolto della parola nel cammino quaresimale ci metta sempre più in sintonia con i sogni di Dio, perché essi non ci separino da Lui, ma ci preparino ad accogliere la visita del Figlio amato, che nella sua Pasqua è mandato avanti per mantenerci in vita. Chiamò la fame sopra quella terra e distrusse ogni riserva di pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché si avverò la sua predizione e la parola del Signore gli rese giustizia. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare. Lo pose signore della sua casa, capo di tutti i suoi averi, per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. E Israele venne in Egitto, Giacobbe vinse nel paese di Can come straniero. Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi nemici. Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo. Contro i suoi servi agirono con inganno. Mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto. Compì per mezzo loro i segni promessi e nel paese di Cam i suoi prodigi. Mandò le tenebre e si fece buio, ma resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in sangue, li fece morire i pesci. Il loro paese brulicò di rane fino alle stanze dei loro sovrani. Diede un ordine e le mosche vennero a sciami e le zanzare in tutto il loro paese. Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese. Colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi della loro terra. Diede un ordine e vennero le locuste e bruchi senza numero, divorarono tutta l'erba del paese e distrussero il frutto del loro suolo. Colpì nel loro paese ogni primogenito, tutte le primizie delle loro vigore. Fece uscire il suo popolo con argento e oro, tra le tribù non c'era alcun infermo. L'Egitto si rallegrò della loro partenza, poiché su di essi era piombato il terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli la notte. Alla loro domanda fece scendere le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque, scorrevano come fiumi nel deserto, perché ricordò la sua parola santa data ad Abramo, suo servo. Fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Diede loro le terre dei popoli, erediteranno la fatica delle genti, perché custodissero i suoi decreti
e obbedissero alle sue leggi. Alleluia.